Quante volte vi è capitato di mangiare un polpo stopposo, duro? Anche al ristorante capita spesso. Oggi voglio farvi vedere come cuocere il polpo in modo perfetto. Prima cosa da guardare, la grandezza del polpo. I polpi possono avere diverse dimensioni. Generalmente sopra il chilo è già una buona stazza. Io se lo trovo vado sempre sopra il chilo e mezzo, perché più è grande un polpo, più è morbido. Altra cosa fondamentale: polpo fresco o surgelato? Allora, io preferisco il polpo fresco, ma poi lo surgelo a casa. Perché? Perché andando a surgelare il polpo lo andiamo a sfibrare, proprio come facevano i pescatori una volta sulle rocce andandolo a sbattere. Il polpo è formato da circa l'80% di acqua. In questo modo, andandolo a surgelare, le molecole si vanno a dilatare e il polpo si sfibra e quindi in cottura sarà molto più morbido. Detto ciò, se non lo trovate fresco ma solo surgelato, va benissimo anche surgelato. Riguardo la cottura, si diceva fate cuocere il polpo in una pentola con un tappo di sughero. Ecco, mi dispiace deludervi, ma in realtà il tappo di sughero non serve a nulla. Si veniva a utilizzare una volta questo tipo di cottura semplicemente per andare a legare il polpo con il sughero, per andarli a differenziare, capire quando si mettevano in cottura. I modi migliori per cuocerlo sono o in pentola a pressione per 30 minuti oppure andandolo a cuocere a vapore. Adesso vi faccio vedere il mio personale metodo di cottura. Andiamo a cuocere il polpo. Come fare? Prima di tutto, la prima fase, quindi step 1, tenendo il polpo, diciamo, per la testa, lo andiamo a immergere in acqua che bolle. Lo immergiamo per circa 3-4 volte. Come vedete, piano piano i tentacoli si stanno arricciando. Questo è il trucco per arricciare i tentacoli. Continuiamo a fare su e giù. Dove ho imparato queste tecniche? Le ho imparate inizialmente da mia mamma, che era stata la prima che cominciava a cuocere il polpo. Dopodiché, una volta in un ristorante, io lo facevo sempre in pentola a pressione, mi hanno detto guarda che il modo migliore è farlo a vapore, e da lì mi hanno detto per arricciare i tentacoli lo devi immergere tenendolo per la testa, dopodiché farlo a vapore. Come vedete i tentacoli sono belli arricciati e a questo punto lo tiriamo fuori e lo andiamo a cuocere a vapore. Step 2, vaporiera. Quindi mettiamo il polpo in vaporiera a cuocere per almeno un'ora. Il tempo dipende molto dalla grandezza del polpo. Più il polpo è grande, più dovrà cuocere in vaporiera. Io vi consiglio, se avete tempo, di farlo cuocere anche 2 ore. In questo caso sto utilizzando una vaporiera elettrica, ma va benissimo anche la classica vaporiera da utilizzare sul fornello, quella che avete in casa. Il polpo è pronto, essendo quasi di 2 kg l'ho cotto circa 1 ora e mezza a vapore. Adesso andiamo a tagliare tutti i tentacoli. Step 3, andiamo a tagliare il polpo, come vedete è morbidissimo, ok? E andiamo a separare tutti i tentacoli, si potrebbe quasi tagliare con le mani da quanto è morbido. Dopodiché i tentacoli li andremo a passare in padella per farli diventare croccanti. Guardate che meraviglia. Step 4, un filo d'olio in padella, giusto un filo. Poi prendiamo i nostri tentacoli del polpo e li andiamo a grigliare per pochi minuti, un paio di minuti a lato. Nel frattempo ho fatto una crema di ceci, curcuma e latte di cocco. Il polpo nel frattempo sta cuocendo, vi spiego perché faccio questo step 4. Perché andiamo a dare un po' di croccantezza alla parte esterna del polpo, così quando lo andiamo a mangiare sarà morbido morbido dentro e un po' croccante fuori. Il polpo è pronto, cominciamo a impiattare, che ho fame. Impiattamento. Cominciamo mettendo sul fondo del piatto la crema di ceci alla curcuma. Facciamo un bel cerchio al centro. Dopodiché andiamo ad aggiungere i tentacoli di polpo. Mettiamo per ogni porzione 2 tentacoloni di polpo, abbiamo fame. Li posizioniamo per bene sul piatto. Completiamo con del pepe. Il piatto è servito. Direi che ora siete dei pro a cucinare il polpo. Piccolo accenno sui valori nutrizionali: 80 kcal su 100 grammi, 15 grammi di proteine e 1 solo grammo di grassi. Beh, non male. Adesso è arrivato il momento di pranzare. Sapete come cucinare il polpo? Provateci e fateci sapere. Iscrivetevi al canale. Alla prossima!